E quindi salve a tutti ragazzi, bentornati su Beyond Gamers. Ieri era un giorno particolarmente importante perché nel 1987, esattamente 31 anni fa, su MSX usciva Metal Gear, l'originale Metal Gear. Oggi, a 31 anni di distanza, Jordan Vogt Roberts, colui che sta girando o comunque sta preproducendo il film di Metal Gear Solid, ha rilasciato un tweet interessante, un tweet contenente un video che ora andiamo a vedere insieme. This is Colonel Campbell. Do you copy? We've never spoken before today, but I've heard stories about you from the top brass at DARPA and the CIA. Even though I don't trust those suits, what they tell me is the stuff of legend. I know many of you have been awaiting an intel drop on the Metal Gear Solid film project. Some of you might say we've kept you waiting, huh? Unfortunately, that data was lost behind enemy lines, hidden in the code for a Soliton radar. But don't worry, it's not over yet. Snake is on his way to retrieve it. But for now, we have a more pressing issue to discuss. Today is the 31st anniversary of Hideo Kojima's masterpiece being released into the world. 31 years ago today, Metal Gear was released on the MSX. 31 years ago, stealth gameplay was created and the world was introduced to a unique brand of military surrealism. As a thank you to the fans of this franchise, that bearded director, Jordan Vogt Roberts, will be releasing concept art he created with a series of next-gen artists. For the next 31 days, we will be releasing 31 pieces of art. We must stress that this is, quote, fan art, and is not meant to represent what is or not in the forthcoming film. The director says generating art based on Hideo Kojima's seminal characters and world has been a true childhood dream come true. It makes him realize he's no hero, never was, just an old killer hired to do some wet work. Please join us in celebrating the legacy of Metal Gear Solid over the next 31 days. Well, I have to sign off. Snake is calling again. To all the fans out there, we just want to say thank you. Sono infatti anni che si parla della pre-produzione del film di Metal Gear Solid, però oggi, per la prima volta, abbiamo quello che secondo me è quasi un teaser di un teaser di un teaser. Nei prossimi 31 giorni vedremo artwork su artwork e concept art legati al film. Io sono curioso di vedere se dopo il 31esimo giorno ci sarà magari un annuncio importante, magari un poster, un trailer, un teaser, qualcosa, magari l'annuncio del cast, qualcosa di importante, insomma sono curioso. Non sono ancora iniziate le riprese e quindi la vedo dura, però bisogna tenere in conto una cosa. Ormai Vogt Robert è amico intimo di Hideo Kojima e Hideo Kojima gli ha dato quel famoso consiglio, ossia betray your audience, e di conseguenza io mi aspetto che magari Vogt Robert riesca a fare quello che ha fatto Kojima con The Phantom Pain e che sta facendo ora con Death Stranding, ossia fare campagna virale per la promozione del suo film, quindi coinvolgendo molto il pubblico, rilasciando leak, immagini teaser e cose di questo genere. Nel frattempo è stato mostrato il primo concept art che, come vedete, mostra il Rex in una scena esterna e quindi non nell'hangar di Shadow Moses. Questo potrebbe essere già un indizio per l'ambientazione del film, che potrebbe quindi ricalcare il primo Metal Gear Solid. L'unica cosa che non capisco è perché il soldato mostri nella spalla la toppa della Fox, unità che in quell'epoca dovrebbe già essersi sciolta. Vedremo comunque. Jordan ha detto di non dare troppo peso a quello che vediamo, ma di goderle così come vengono solo per creare il mood e l'atmosfera. Ho un vago hype per questo progetto, ovviamente perché è Metal Gear Solid, ma soprattutto perché non è mai successo nell'industria, né ancora, a parte un po' Silent Hill, che un film tratto da videogiochi venga fuori discretamente bene. Potrebbe essere questo il caso, visto il soggetto di partenza che è già di per sé un film praticamente, ma soprattutto visto l'appoggio di Kojima sotto banco che dà al regista. Infine vorrei dirvi che, come per Death Stranding, da oggi inizierò una copertura anche per seguire il film di Metal Gear Solid. Quando ci saranno novità arriveranno video. Di conseguenza, se siete interessati alle novità, iscrivetevi al canale. Io sono Biccio, lui era Fanchurch. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Beyond Gamer. Infine, vorrei dirvi che, come per Death Stranding... Cosa? Nei prossimi 31 giorni, infatti, ogni giorno il... No, rifallo?
per i prossimi 31 giorni dai. Aspetta, più lontano, aspetta, no. Lo so, è meglio, devo andare lì e tu sei lì, capisci? Nei prossimi 31 giorni, infatti. Perché non so parlare? Nei prossimi. Dai, Nicolas! Io...